Stop. Border control. Roma Fiumicino. Uscita E31 per completare le formalità di accettazione. Buongiorno. Passaporto, per favore. Passport, sir. Di regola sembra buono, però sull'UV vedi questi puntini blu che stanno. Vuoi controllare? Controlla. C'ha qualcosa in Schengen questo qua, come documento. Veniva fermato un passeggero uzbeko e a un primo controllo, chiaramente, insomma, occhio nudo, si poteva notare che il permesso di soggiorno in questo caso era scaduto. Se il problema era principalmente quello. Cancer. Sit down, please. You stay in Malta for work. I come in for work. Around which period? 1 week, 2 week, 1 month? How much period? Two months. 2 months. And do you want to go? Yes. Home, in Uzbekistan. Home, Uzbekistan. Do you have the time for today? Yes, today. You have, okay. Allora. Cioè abbiamo questo qua, con permesso di soggiorno scaduto in arrivo da Malta, e il permesso, mo lo controllo, dovrebbe essere rubato o comunque denunciato. I funzionari devono semplicemente entrare nel database dell'area Schengen, l'alleanza di paesi europei che autorizza la libera circolazione all'interno dei propri confini. Passaporto è buono. Lì si dovrebbe trovare una registrazione dello status di residenza del cittadino uzbeko. Questo viene da? Malta. Quello che finiscono per trovare, però, è una sorpresa. L'ha denunciato il 12/9/2019, poi gliel'hanno revocato le autorità lettoni. Sì, corrisponde tutto. A un controllo più approfondito ci siamo subito resi conti, però, che insomma, il permesso di soggiorno avesse qualche problema in più. In questo caso il permesso gli andava tolto e revocato, quindi di fatto non ottemperava, cioè non giustificava il fatto che lui non avesse neanche una ricevuta o una richiesta di rinnovo. Quindi per noi di fatto è irregolare. Il cittadino uzbeko è evasivo e non spiega perché non ha cercato di rinnovare il permesso. Tutto peggiora quando il suo scarno bagaglio viene perquisito. Da fastidio. Posso metterlo qua sopra, caro, un attimo il bagaglio? Chiedilo. E lì vengono trovati troppi soldi. Sono 3.400, quindi sono 1, 2. Ma aveva però con sé molti soldi, aveva circa 4.000 euro, che di solito, insomma, per passeggeri che tentano, insomma, di attraversare il confine, cosa, non è sempre usuale trovare queste somme. Trovare tanti soldi chiaramente per noi è sempre un motivo un po' di allarme, perché potrebbero essere anche proventi che vanno all'estero, insomma, si pensa pure a un'attività, per esempio, di riciclaggio. 4.050 dollari. Ricontrolliamo. I don't know about your situation with that document, if you can go today. La situazione è piuttosto complessa. Se emerge che il passeggero ha un permesso di soggiorno irregolare con lo scopo di commettere un altro reato ancora più grave, le conseguenze saranno più serie e di sicuro non potrà imbarcarsi sul volo per l'Uzbekistan. Il viaggio per lui sarà direttamente in prigione. I don't know about your situation with that document, if you can go today. Come with me. Take your jacket. Now we take the fingerprints. Gli agenti hanno deciso di trasferire il passeggero nella sala del fotosegnalamento. Tecnicamente questa procedura consiste nel fare foto e nel prendere le impronte digitali delle persone implicate in qualsiasi tipo di infrazione, per poi verificare le informazioni con le banche dati della polizia italiana e dell'Interpol. Se il cittadino uzbeko ha precedenti penali, non ci vorrà molto a scoprirlo. Dato che ha un rintraccio, quindi una segnalazione, quando avremo la risposta, noi le procederemo di conseguenza. Quindi attendiamo un po', quando lo sapremo, decideremo. Fortunatamente l'attesa è breve e le notizie sono buone. Okay. And where is your family? Uzbekistan. You alone there in Malta? Yes. Okay, for job. We know that you are not criminal. I am want to help you to understand your situation, your life. Okay? Poi il passeggero, insomma, non aveva nessun precedente di polizia, almeno per quello che concerne sia le banche dati italiane sia per quelle europee. Quindi, insomma, ci ha tranquillizzato e
fatti. L'unica cosa che insomma poteva essere un attimino, ci ha dato un attimino d'allarme, erano i tanti soldi che aveva con sé. Quindi erano i soldi che lui diceva ha maturato nel periodo che è stato lì sul territorio europeo per poi rientrare a casa e portare qualcosa alla famiglia. Insomma, gli abbiamo creduto che lui stesse tornando a casa. Take inside, sir, please. E lui dove voleva andare? Lui torna a casa.